SCP-012 deve essere tenuto in una stanza buia tutto il tempo. Se l'oggetto è stato esposto alla luce, ad un membro del personale, senza l'utilizzo degli infrarossi, il personale va rimosso per controlli mentali. L'oggetto deve essere rinchiuso in una scatola di ferro sospesa dal soffitto e dal pavimento. SCP-012 è una partitura musicale su pergamena, intitolata On Mount Golgotha, sul Monte Golgotha, ritrovata dall'esploratore K.M. Sandoval durante gli scavi di una tomba nel nord Italia, distrutta da una tempesta. La partitura musicale sembra incompleta ed è scritta con quella che si pensa sia vernice rossa naturale ottenuta da alcune bacche, ma alcuni test hanno dimostrato che si tratta di sangue umano. I primi soggetti al ritrovamento di SCP-012 sono impazziti ed hanno cercato di usare il loro sangue per terminare la composizione musicale. Dopo pochi minuti sono morti per la grossa perdita di sangue. I soggetti che interagiscono con SCP-012 inizieranno a mutilarsi per cercare di completare la composizione musicale.